Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar di presentazione del bando per la comunicazione locale ANCI CONAI. Abbiamo organizzato questa iniziativa per informare di questa importante opportunità. Io sono Antonello Antonicelli, sono il coordinatore della struttura tecnica ANCI CONAI, struttura che è a disposizione dei convenzionati, dei comuni, delle amministrazioni locali per ogni esigenza, anche rispetto a questa attività, per cui noi saremo disponibili anche nei giorni a seguire per fornire ogni utile indicazione per chi fosse interessato. Insieme a me questa mattina è presente Luca Piatto, il responsabile dell'area rapporti con il territorio di CONAI, Francesco Iacotucci della struttura tecnica ANCI CONAI e Maurizio Salvo, area rapporti con il territorio. Lasceremo a Maurizio e a Francesco l'onere e l'onore di presentare questo bando, i contenuti e le modalità di partecipazione. Il bando per la comunicazione locale è una delle iniziative promosse nell'ambito dell'accordo quadro ANCI CONAI 2020-2024 che mette a disposizione dei territori risorse economiche per attività di comunicazione, per attività di sensibilizzazione, per il miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata degli imballaggi. L'accordo quadro sulla prospettiva temporale 2020-2024 è lo strumento che regola i rapporti tra i comuni o loro delegati, i convenzionati e i consorzi di filiera per la cessione degli imballaggi a fronte di corrispettivi che vengono erogati a favore delle amministrazioni locali. Sul punto mi preme evidenziare come l'accordo quadro vigente, quello 2024, ha rafforzato gli strumenti di comunicazione e trasparenza sulla gestione degli imballaggi nei confronti dei convenzionati e per cui sotto questo punto di vista ormai da 2 anni è disponibile online una banca dati sulla raccolta differenziata che restituisce informazioni preziose e sintetiche sugli sforzi che vengono fatti dai comuni per le raccolte differenziate e sul materiale ceduto ai consorzi e relativi corrispettivi, per cui uno sforzo di trasparenza importante che promuove la diffusione di dati ambientali e promuove la consapevolezza su quelle che sono le dinamiche di gestione dei rifiuti e che per quello di cui ci occupiamo oggi è per noi elemento di grande importanza perché la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali rappresentano in qualche modo la parte attiva dei PEF dei comuni e quindi l'opportunità di segnare nella voce dei ricavi la gestione complessiva con benefici oggettivi nei confronti dell'utente e nella promozione di gestioni efficienti. Noi oggi saremo insieme a chi sta partecipando per circa un'ora. L'organizzazione della giornata si svilupperà su una presentazione di carattere generale degli strumenti a disposizione dei comuni e dei convenzionati. Per la qualcosa lascerò a breve la parola a Luca Piatto e poi una presentazione di merito di quelli che sono, di quello che è l'attuale bando con delle novità introdotte rispetto alle precedenti annualità. Infine vi sarà la possibilità di porgere delle domande ai relatori e quindi utilizzeremo l'ultima parte di questo webinar per acquisire da parte vostra attraverso la chat richieste di spiegazioni, di informazioni, di approfondimenti e utilizzeremo l'ultima parte, come dicevo prima, della giornata odierna per
riscontrare alle domande che voi vorrete porgere. Io non mi dilungo oltre perché credo che la parte più interessante di questo webinar sia quella che ci apprestiamo a sviluppare e cedo la parola a Luca Piatto, responsabile area rapporti con il territorio di CONAI. Prego Luca. Grazie, grazie Antonello e ancora un saluto anche da me, anche da CONAI. Anch'io cerco come Antonello di dedicare poco spazio a questa introduzione, a questi saluti introduttivi per lasciare invece più ampio spazio alla presentazione del bando e al tutorial. Solo un inquadramento dello strumento bando nell'ambito degli altri strumenti previsti dall'accordo quadro. L'accordo quadro è lo strumento che molti conoscono, appunto quale possibilità per i comuni di sottoscrivere convenzioni e ricevere i corrispettivi per i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata conferiti ai consorzi di filiera. L'accordo quadro, oltre a questo, ha però altri strumenti che sono molto importanti, ai quali ANCI e CONAI appunto collaborano da tempo. Il primo che voglio ricordare è quello relativo alla progettazione, al sostegno dei progetti territoriali e la possibilità quindi per i comuni, per i gestori delegati dai comuni, di presentare una domanda ad ANCI e CONAI per avere un aiuto in termini di servizi. Ecco, voglio sottolineare che questo strumento, quello dei progetti territoriali, non prevede l'erogazione di risorse economiche, ma di servizi che possono essere appunto la progettazione, la riqualificazione del servizio, la pianificazione di bacino, una campagna di comunicazione specifica di particolare importanza condivisa con ANCI e CONAI, costruita insieme. Ecco, tutti questi sono progetti territoriali che hanno appunto ai quali corrisponde un impegno condiviso di 2 milioni di euro. Abbiamo poi in cammino, proprio in questo periodo, un programma di formazione per gli amministratori che prevede seminari che vengono realizzati su tutto il territorio italiano. Sono davvero tanti con i quali andiamo a coprire tutto il territorio italiano. Nelle edizioni precedenti avevamo un'attenzione nei confronti dei capoluoghi di provincia, in questa edizione cerchiamo anche di andare in realtà magari minori proprio per raggiungere in maniera più capillare il territorio. Ma il programma di formazione non prevede solo i seminari, prevede sempre per gli amministratori anche delle giornate proprio presso gli impianti per poter vedere, toccare con mano, come si suol dire, cosa succede ai materiali a valle della raccolta differenziata, oltre a sempre nell'ambito del programma di formazione a attività con le scuole e con i giornalisti, proprio in un ambito in un'ottica di una costruzione generale di formazione di competenza sull'argomento che non può che fare bene poi al sistema. Abbiamo poi condiviso con ANCI l'allestimento presso ANCI di una struttura tecnica alla quale ci si può rivolgere proprio per intanto per avere degli indirizzi, dei consigli, delle consulenze, fatemele chiamare in termini generali, ma anche e soprattutto per chiedere informazioni sulla partecipazione agli strumenti di cui stiamo parlando, tra cui appunto i progetti territoriali e il bando di cui parleremo questa mattina. Un altro strumento estremamente importante è quello della banca dati ANCI-CONAI, a cui è collegato poi il cosiddetto osservatorio degli enti locali e quindi una struttura all'interno di ANCI che raccoglie tutti i dati di gestione dei rifiuti di imballaggio in convenzione con l'accordo quadro, ma non solo, anche proprio i dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani, con poi la ricostruzione dei dati di ciascuna singola realtà comunale, in qualche modo calcolati, perché magari i dati di ingresso dei convenzionati corrispondono a porzioni
di territorio più grandi, ma comunque con l'obiettivo raggiunto di restituire una situazione di dati specifica per ogni comune, utile anche appunto a fare benchmark, a vedere qual è il proprio posizionamento rispetto a realtà simili. Quindi anche questo è uno strumento molto importante che prevede la pubblicazione ogni anno di un rapporto e che per quanto riguarda i dati 2022 è appunto stato realizzato qualche settimana fa, con anche la presentazione del bando, dove appunto è possibile andare a recuperare, scusate, non del bando, ho il bando in testa, scusatevi, del portale nel quale è possibile andare appunto a recuperare e scaricare quei dati di cui vi parlavo. Ho lasciato in ultimo proprio il bando ANCI-CONAI per la comunicazione locale, l'ho lasciato per ultimo visto che è lo strumento a cui dedichiamo questo bando e a cui lascio subito lo spazio. Io anticipo solo un paio di informazioni sul bando in ragione del fatto che il collega Maurizio Salvo poi vi mostrerà proprio un tutorial con il quale vi guiderà per tutte le operazioni che è necessario fare su portale per registrarsi e per presentare la domanda. Infatti da qualche anno la presentazione della domanda può avvenire solo ed esclusivamente tramite portale e quindi l'idea appunto di spiegare con un tutorial come fare. Abbiamo spezzato questo tutorial in due fasi per renderlo un po' più comprensibile e un po' più vivibile, se così si può dire, e quindi nella pausa del tutorial Francesco Iacotucci invece spiegherà il bando proprio come è strutturato. Quindi due informazioni però per consentirvi di capire l'introduzione del tutorial prima che poi in realtà solo successivamente Iacotucci descriverà il bando. Come vi ho detto, da qualche anno è possibile presentare la domanda solo attraverso il portale. Per fare questo è necessario innanzitutto registrarsi e quindi compilare una scheda anagrafica, e ci sarà quindi tutta la prima parte del tutorial che spiegherà queste operazioni. Successivamente alla registrazione è possibile iniziare ad inserire il proprio progetto di comunicazione per il quale si richiede un cofinanziamento e da questo punto di vista ci occorre compilare un questionario che poi in realtà si riferisce appunto alla dichiarazione di quelli che sono i requisiti richiesti dal bando, requisiti che si dividono in due tipi, i cosiddetti prerequisiti, cioè che è necessario rispettare, altrimenti non è possibile presentare la domanda, e invece i requisiti premianti che a seconda di come si articolano poi danno il punteggio che va a definire le graduatorie. Ecco, in questa prima parte del tutorial, oltre alla fase di registrazione, verrà presentata ecco la fase di immissione dei prerequisiti. Poi avremo, come ho già detto, la spiegazione del bando, di come funziona, comunque la struttura, vi anticipo per chi lo conoscesse, è quella degli anni precedenti, e poi per chiudere con la seconda parte del tutorial, con la descrizione di tutte le altre fasi, quindi la compilazione dei requisiti premianti, del questionario relativamente ai requisiti premianti e le fasi successive di presentazione delle operazioni di rendicontazione. Ma qui non vi anticipo niente perché è davvero necessario che prima Iacotucci descriva il tutto. Come ha già detto Antonicelli, c'è la possibilità in coda di presentare delle domande per le quali potete utilizzare la chat e in modo che poi noi ne prendiamo visione e nell'ultima parte cercheremo di dare risposta. Ecco, io lascio a questo punto quindi la parola al dottor Salvo per la prima parte del tutorial. Grazie. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Come anticipato Luca Piatto, io cercherò di illustrarvi le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando ANCI-CONAI Comunicazione Locale attraverso il portale web dedicato. Ora, spero di riuscire a condividere il filmato che abbiamo preparato. Spero si veda. Confermiamo. Perfetto.
Allora, come detto, da qualche anno a questa parte, le domande di partecipazione al bando ANCI CONAI, comunicazione locale, è possibile solo attraverso il portale web dedicato. A tal fine è necessario innanzitutto che la persona incaricata dall'ente per la presentazione della domanda acceda al portale del bando collegandosi al sito bandoanciconai.conai.org. Al primo accesso il portale invita innanzitutto l'utente a registrarsi. Una volta completate le fasi della registrazione, l'utente potrà quindi accedere al portale con le proprie credenziali e all'interno del portale, per procedere con la presentazione della domanda, sarà necessario cliccare sull'apposito tasto Crea nuova domanda. Si apre quindi una maschera che invita innanzitutto a selezionare il bando per il quale si intende partecipare al bando, il bando al quale si intende partecipare e poi l'ente per conto del quale si intende presentare la domanda di partecipazione. Nel caso di primo accesso è quindi necessario preliminarmente procedere anche con la registrazione dell'ente sul portale. Cliccando su nuovo si apre quindi una maschera che richiede di indicare alcuni dati dell'ente, tra questi la partita IVA, la denominazione, il comune, nel caso di aggregazione di comuni o nel caso di un soggetto gestore che serve a più comuni, sarà necessario indicare il comune capofila, comunque quello più rilevante in termini di popolazione, e poi ancora gli ulteriori dati relativi alla sede dell'ente, l'indirizzo PEC. Mentre infine la data di inizio mandato viene determinata di default dal portale come la data di registrazione dell'ente. Una volta registrato l'ente, si potrà dunque, cliccando su Salva, il portale invierà automaticamente una comunicazione a mezzo PEC, sia all'utente compilatore che all'ente, informando dell'avvenuta registrazione. L'utente compilatore è invitato quindi, ad allegare anche in un secondo momento la delega ricevuta dall'ente per la presentazione della domanda insieme a copia del proprio documento d'identità. Una volta completata la registrazione dell'ente, si potrà procedere con la presentazione della domanda selezionando lo stesso ente dalla maschera Crea la nuova domanda, e si apre a questo punto una nuova maschera relativa alla cosiddetta scheda anagrafica, che in parte ripropone le informazioni, i dati già in precedenza forniti con riferimento sia all'ente che all'utente compilatore, e in parte chiede di fornire ulteriori informazioni con riferimento al progetto di comunicazione, con riferimento al quale si va a richiedere un contributo di cofinanziamento. Andrà quindi indicato il titolo del progetto, una descrizione sommaria dello stesso progetto, il territorio interessato dal progetto di comunicazione, con la possibilità di allegare un elenco di comuni o province coinvolti, il numero di abitanti interessati dal progetto. È importante sotto questo aspetto precisare che la dimensione della popolazione coinvolta deve essere almeno pari o superiore a 5.000 abitanti, in quanto se il progetto riguarda un numero di abitanti inferiore rispetto a questa soglia, non sarà possibile procedere con la presentazione della domanda. Ancora occorrerà indicare il valore economico complessivo dichiarato del progetto e la percentuale di cofinanziamento richiesto al CONAI. Anche sotto questo punto di vista è bene precisare che la percentuale di cofinanziamento massima che può essere richiesta al CONAI è pari al 95%. Non si può chiedere più del 95% di cofinanziamento al CONAI. Una volta valorizzati questi due ultimi campi, i valori dei tre campi successivi vengono ricavati automaticamente dal portale, e così ad esempio l'importo del contributo di cofinanziamento richiesto al CONAI. A questo riguardo è anche bene precisare che l'importo massimo di contributo richiesto da ciascun progetto non può essere superiore a 50.000 euro. Se pertanto in precedenza sia stata indicata una percentuale di cofinanziamento che determina un importo di contributo superiore, il portale evidenzierà l'errore. Poi ancora vengono ricavati automaticamente dal portale la percentuale e il contributo di autofinanziamento che rimangono a carico dell'ente. Viene poi quindi chiesto di indicare la data di inizio e di fine del progetto, che dovranno essere necessariamente ricomprese nel periodo di validità del bando, che normalmente copre il periodo che va dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione del bando fino al 30 giugno dell'anno successivo. Infine, bisogna attestare di aver preso visione ed aver accettato il regolamento del bando, e ancora bisogna attestare di aver preso visione dell'informativa privacy e aver espresso consenso al trattamento dei dati. Sia il regolamento del bando che l'informativa privacy possono essere consultati attraverso i relativi link.
A questo punto, cliccando su Salva, viene creata una nuova pratica in stato di bozza, alla quale viene attribuito un codice identificativo univoco, cosiddetto ID pratica, e si verrà reindirizzata all'home page, dove il pallino verde del dashboard informa che è stata correttamente compilata la sezione relativa alla scheda anagrafica. Si potrà dunque procedere con lo step successivo che prevede la compilazione del questionario. Cliccando su inserimento questionario si accede alla sezione dedicata che richiede innanzitutto la compilazione dei prerequisiti, i quali, come già anticipato, sono obbligatori. Cioè, è necessario indicare questi prerequisiti perché poi si possa procedere con la presentazione della domanda. Occorrerà pertanto indicare se l'ente che presenta la domanda sia alternativamente un ente di governo o un comune singolo o un'aggregazione di comuni. In questi due ultimi casi sarà poi necessario precisare non solo la denominazione del comune, ma anche la popolazione interessata. Inoltre bisognerà indicare il prerequisito 2, se sia stato o meno costituito un ente di governo, se questo abbia almeno approvato un piano d'ambito e ancora se l'ente di governo costituito che abbia approvato un piano d'ambito abbia presentato o meno una domanda che coinvolga il comune o comuni interessati dalla presente domanda. Inoltre è necessario attestare tre prerequisiti: di disporre di fondi necessari a coprire almeno il 5% dei costi del progetto. Infatti, come detto in precedenza, è possibile ottenere al massimo il cofinanziamento del 95% del valore del progetto, che il piano di comunicazione è presentato e finalizzato a migliorare le performance del servizio di gestione dei rifiuti, che l'ente che presenta la domanda è in regola con l'obbligo di trasmissione dei dati alla banca dati ANCI-CONAE e che si dispone di un sistema di misurazione dell'efficacia dell'iniziativa in termini di aumento della raccolta differenziata. Al termine della compilazione di questa prima pagina della sezione relativa al questionario, cliccando su Salvo vengono salvati i dati fino a quel momento inseriti, cliccando su Prosegui vi si viene invece reindirizzati all'home page del portale, dove il pallino verde del dashboard ci informa che è stata correttamente compilata questa sezione. Io, come anticipato Luca Piatto, mi interrompo in questo punto, riprenderò il tutorial e l'illustrazione del tutorial in un secondo momento, lascio quindi la parola a Francesco Iacutucci perché possa procedere con la parte relativa all'illustrazione del bando. Grazie mille, io chiedo alla dottoressa Orlando dalla regia se può far partire la presentazione, così partiamo con questo che vuole essere un po' un vademecum, diciamo, di questo bando di comunicazione. Andiamo pure alla prima slide. Appunto, partiamo con la finalità. Questa presentazione ho cercato di mettere anche le informazioni che più sono state richieste già negli anni scorsi e già in questi giorni da quando è uscito il bando. Ovviamente il primo elemento è la finalità delle attività di comunicazione locale. Ovviamente, diciamo, la parte che è previsto come partecipazione a questo bando è l'informazione, la sensibilizzazione, l'educazione dei cittadini alla gestione integrata dei rifiuti di imballaggio. E la campagna di comunicazione locale deve essere finalizzata a indurre comportamenti virtuosi, sia sviluppo sostenibile, al recupero e al riutilizzo dei materiali, al valore dei materiali di imballaggio, ad aumentare o attivare raccolta differenziata e migliorare la qualità dei materiali raccolti e raggiungere gli obiettivi di riciclaggio, nonché incentivare modalità di raccolta che consentano migliori risultati quali quantitativi. Quindi, diciamo, l'obiettivo è quello che è all'interno anche degli obiettivi dell'accordo ANCI-CONAI. Altro elemento importante, quali sono gli importi in gioco? C'è previsto un cofinanziamento fino a un massimo di 50.000 euro per singolo progetto. Il finanziamento complessivo, lo accennava prima Luca Piatto, è di 1,5 milioni, diviso nelle tre macro aree del paese, quindi sono 375 mila euro per le regioni del nord, 500 mila per
per le regioni del centro e 625.000 per le regioni del sud e delle isole. Quindi, cosa può essere previsto all'interno del progetto? Può essere previsto una campagna di informazione, un progetto educativo per le scuole, un progetto di diffusione di buone pratiche anche negli uffici pubblici, intervento di coinvolgimento attivo degli utenti, quindi anche con forum, incontri, anche dal vivo, progetti formativi per operatori e o amministratori comunali, quindi anche l'informazione interna delle aziende e delle amministrazioni, anche queste previste. È invece importante sottolineare che qui si parla di attività di comunicazione, per cui non sono ritenuti costi ammissibili i contenitori di data da raccolta differenziata, mentre sono ammessi, questo a discrezione della commissione valutatrice, i costi relativi a gadget e premi, ma che già vi preannuncio, diciamo, devono essere indicati in maniera residuale rispetto all'importo complessivo della parte di comunicazione. I costi presentati dovranno essere IVA esclusa. Quali sono le condizioni? Le avevo accennate, anche le abbiamo viste nella fase di inserimento. Bisogna ricordare che il primo elemento importante è la disponibilità di fondi necessari a coprire perlomeno il 5% del valore complessivo del progetto di comunicazione. Allora, questo lo voglio sottolineare, lo vedremo anche dopo, è uno dei punti premiali anche abbastanza importante. Qui perché viene richiesto il 5%? Viene richiesto il 5% perché si vuole avere la certezza di una responsabilità dell'ente proponente rispetto al progetto che si porta avanti. Per cui l'autofinanziamento è un indice di attenzione o già di programmazione rispetto a questo piano di comunicazione. Ovviamente il piano deve essere conforme alla normativa vigente. Si richiede che chi presenta la domanda abbia ottemperato agli obblighi di trasmissione dati alla banca dati ANCI-CONAI. Si accennava sempre prima da parte di Luca Piatto l'importanza per i comuni di poter accedere ai dati contenuti nella banca dati, per cui è anche importante che chi partecipi a questi progetti ottemperi all'obbligo di trasmissione di questi dati. È anche importante darsi un target di qual è il miglioramento atteso rispetto a questo piano di comunicazione. Quindi un piano di comunicazione che deve essere anche con degli obiettivi pratici di risultati. Ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione di queste domande è il 30 aprile 24 e il portale, l'ha già detto prima Maurizio, è bandoanciconai.conai.org. Allora, chi può presentare la domanda? Allora, qui approfitto anche per rispondere alla prima domanda che vediamo. Ringrazio di aver dato, perché ci dà l'occasione di rispondere un po' a tutti rispetto a questa domanda. Allora, può presentare la domanda l'ente di governo del servizio di rifiuti che sia non solo costituito, ma abbia approvato il piano d'ambito da almeno 12 mesi. Lo può presentare il comune singolo associato con popolazione pari ad almeno 5.000 abitanti, per cui i comuni più piccoli hanno l'obbligo di associarsi, quindi possono presentare la domanda in associazione con altri comuni, raggiungendo perlomeno un bacino di 5.000 abitanti. Lo possono presentare ovviamente nel caso in cui l'ente di governo o non sia costituito o non abbia approvato il piano d'ambito 12 mesi prima della presentazione, o anche nel caso in cui ci sia un ente di governo costituito e nel caso in cui non abbia presentato un progetto per questi comuni, e per questo si richiede però la presa d'atto dell'ente di governo. Può presentare la domanda anche il gestore del servizio munito della delega, e rispetto alla domanda fatta da ET 2000, in questo caso, nel caso in cui ci sia un ente di governo costituito e che abbia approvato un piano d'ambito da almeno 12 mesi, è possibile per un gestore partecipare con delega da parte diretta dell'ente di governo.
E ovviamente, diciamo, i dati poi da inserire per l'iscrizione del portale dovranno essere quelli del gestore. È importante ricordarsi perché è necessario avere queste prese d'atto dall'ente di governo e da parte del comune o da altri, perché non è ammessa la partecipazione al bando di progetti presentati dallo stesso anche da enti diversi relativi anche solo in parte a un medesimo ambito territoriale. Quindi non ci può essere sovrapposizione di progetti. Le scadenze, l'abbiamo detto, è il 30 aprile 24, non saranno presi in considerazione progetti che saranno inviati dopo questa scadenza. I progetti dovranno essere completi nella compilazione di un modello che riporti le informazioni generali indicate nell'allegato al progetto. E dopo cosa succede? Dopo c'è una commissione aggiudicatrice costituita da 4 membri, 2 dell'ANCI e 2 del CONAI, che entro il 30 giugno 24 andrà ad esaminare i progetti, andrà a una valutazione in termini di, quindi di punteggi di questi progetti, e si andrà quindi ad affidare i finanziamenti, ovviamente andando in ordine di punteggi dati dalla commissione. Gli affidatari del progetto saranno informati tramite PEC e il giudizio della commissione è insindacabile, per cui questo, diciamo, una volta pubblicato sarà quello e si andrà eventualmente a scalare. E andiamo sui punteggi. Dicevamo, le novità di questo progetto è, abbiamo inteso insieme a CONAI, dare un incentivo a chi sino ad oggi non è mai stato ammesso al cofinanziamento di questi progetti di comunicazione. Per cui i primi punteggi che presentiamo oggi sono proprio questi. Come vedete, 30 punti per chi non ha avuto soldi per questi progetti di comunicazione dell'ultimo triennio, e a scalare con 20 e 10 punti per chi non ha avuto invece finanziamenti o nell'ultimo biennio o soltanto nell'ultimo anno. Diciamo, è un incentivo importante a far partecipare anche chi appunto non era riuscito ad avere questi finanziamenti negli ultimi anni, per cui ci aspettiamo e auspichiamo molta partecipazione anche da chi non aveva avuto finanziamenti negli ultimi anni. È importante, e i requisiti premianti sono dei punteggi anche a seconda di chi va a presentare. Di qui mi permetto di far notare che proprio l'aggregazione di più comuni, qualora riescono a superare i 100.000 abitanti, vedete qui, anche qui si è deciso di premiare in maniera importante con 10 punti, in modo da incentivare i comuni che semmai da soli non avevano la capacità di poter partecipare ad aggregarsi il più possibile con progetti di comunicazione comune. Su questo è importante anche l'elemento ovviamente delle stipula delle convenzioni, quindi a seconda di quante convenzioni sono state sottoscritte si può arrivare a un massimo di 10 punti, e c'è anche, diciamo, un punteggio previsto per la certificazione ambientale. Lo accennavo prima, la parte di cofinanziamento si può arrivare da un minimo di un punto, se si va a un punto oltre il 5%, si può arrivare a un massimo di 44 punti. Quindi questo anche per dire che è possibile finanziare un progetto anche molto più importante di 50.000 euro sulla base di cofinanziamento, ovviamente qualora poi il delta dai 50.000 sino al progetto di comunicazione viene finanziato dall'ente o comunque dal soggetto proponente. E qui la percentuale di raccolta differenziata. Qui si va in maniera controintuitiva, nel senso che si vanno a premiare le aree o le regioni dove è più bassa la raccolta differenziata, ma controintuitivo, nel senso che pare si va a premiare chi va peggio, però è invece perfettamente in linea con l'obiettivo di questo progetto, che cerca di premiare e di aiutare proprio le aree che sono in maggiore difficoltà rispetto
o alla raccolta differenziata o alla percentuale di intercettazione dei singoli materiali. E quindi sia per tasso pro capite, quindi intercettazione dei singoli materiali, sia c'è l'elemento della raccolta differenziata su base regionale o la parte di raccolta differenziata complessiva ottenuta nell'ambito di riferimento del progetto. Ci sono ulteriori progetti, sempre nell'ipotesi e nella volontà di voler aiutare anche le parti o in sofferenza o che devono essere maggiormente tutelate, quindi ci sono 4 punti per le zone appartenenti a comunità montane o colpite da calamità naturali o eventi catastrofici. Ovviamente questi devono essere certificati e quindi devono essere documentati e poi devono poter essere verificati. Sempre un punteggio invece per la maggior tutela anche per i centri storici e per la parte UNESCO, così come poi invece ci sono 4 punti per le città metropolitane. Ultima parte, ma non meno importante, invece è sulla qualità del progetto. Quindi, tipo di progetto che può essere ovviamente un'introduzione ex novo, quindi si decide di iniziare da zero una modalità di raccolta coerente con l'accordo quadro CIPO-NAI, può essere invece l'integrazione o una modifica dei modelli attuali. In questo, in entrambi i casi, ci sono dei punti aggiuntivi qualora si decida di utilizzare i colori dei cassonetti conformi alle linee guida CONAI, quindi con il colore, con la RAL definita dal CONAI. È possibile anche una campagna di comunicazione istituzionale, così come pure possibile una campagna di comunicazione relativa al miglioramento della qualità. Invece altri punteggi rispetto anche alla capillarità del progetto, quindi quello che raggiunge più soggetti e più ambiti. C'è un punteggio anche per la parte tecnologica e attività di comunicazione riguardante più materiali di imballaggio e anche formazione e informazione rispetto al Green Public Procurement. E rispetto alla platea ci sono altri punteggi rispetto alla tipologia di platea a cui si rivolge il bando, la parte di comunicazione. Quindi si è rivolta ai cittadini, alle scuole, vedete che è stata data particolare evidenza, uffici pubblici, altri stakeholder, quindi associazioni di categoria, comunicati di cittadini, o appunto la parte anche di formazione di operatori e amministratori comunali. Volevo chiudere un punto sui punteggi, nel senso che poi chi chiede come si fa a vincere, beh, come si fa a vincere è abbastanza evidente, perché come vedete abbiamo deciso di esplicitare i punteggi in maniera più evidente possibile. Quindi più andate rispetto a un progetto che va con punteggi elevati e più avete, diciamo, possibilità di vincere. Con l'augurio per tutti i partecipanti di poter vincere, quindi aggiudicarsi i soldi per questi progetti di comunicazione, è importante anche ovviamente la parte di rendicontazione. Il progetto si prevede la conclusione del progetto entro il 31/12/2024, chi lo chiude entro l'anno dovrà rendicontarlo entro il 31 gennaio 2025. Invece, per i progetti che vanno fino al 30 giugno 25 sono previste 2 rendicontazioni, una prima al 31 gennaio e una seconda al 15 luglio. E comunque va ricordato che in entrambi i casi, anche qualora non ci siano posti rendicontabili al 31 dicembre, dovrà comunque essere inviata una dichiarazione entro il 31 gennaio 2025. Allora, sul bando un altro elemento importante. Ovviamente nel momento in cui uno partecipa e semmai vince il bando, è importante assicurare che poi quella cifra e quindi anche quel progetto su cui ci si è impegnati vada a conclusione.
per cui è previsto, questo in previsione dei prossimi annualità, una penalizzazione per chi ha partecipato, ha vinto, ma non ha rendicontato l'intera cifra, che quindi significa non è arrivata alla realizzazione piena del piano. E come vedete, quindi a secondo dal parziale realizzazione del progetto fino alla non realizzazione del piano, si va a una penalizzazione che va dai 5 punti sino ai 30. Di questo vi ringrazio, vi ricordo la mail strutturatecnica@anci.it in cui siamo sempre disponibili a ricevere le vostre richieste e cercare di rispondere al meglio onde consentirvi di partecipare con le migliori chance possibili. Di questo vi ringrazio dell'attenzione, lascio la parola di nuovo a Maurizio Salvo per la conclusione del suo intervento. Grazie Francesco, io riprendo da dove mi hanno interrotto, spero di riuscire a condividere il proseguo del tutorial. Spero si veda. Perfettamente. Va bene. Allora, riprendiamo appunto da dove ci eravamo interrotti nella spiegazione delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando attraverso il portale web. Siamo quindi nella seconda parte della sezione relativa al cosiddetto questionario che richiede di compilare i cosiddetti requisiti premianti, cioè quelli che attribuiscono punteggio alla domanda. Alcuni di questi requisiti sono proposti automaticamente dal sistema sulla base di quello che è stato in precedenza selezionato nelle sezioni precedenti, e così ad esempio i primi 5 requisiti attribuiscono punteggio alla domanda a seconda che la stessa sia presentata da un ente di governo o da un'aggregazione di almeno 5 comuni con rispettivamente 100.000, 50.000 o 15.000 abitanti, quest'ultima opzione è stata inserita lo scorso anno e prevede appunto la possibilità di attribuire punteggio alle aggregazioni di almeno 5 comuni con una popolazione complessiva di 15.000 abitanti quando questi singoli comuni abbiano meno di 5.000, ciascuno meno di 5.000 abitanti. Oppure ancora si attribuisce a punteggio a seconda che la domanda sia presentata da un comune singolo con almeno 100.000 abitanti. Abbiamo poi il nuovo requisito introdotto nel bando di quest'anno, che è al punto 5 bis, prevede appunto l'attribuzione dei punti di premialità a quegli enti che risultino non aver partecipato, non essere risultati vincitori del bando in edizioni precedenti rispetto a quella in corso, rispetto all'edizione in corso. E vengono attribuiti a seconda dei casi 30 punti nel caso di non ammissione a cofinanziamento nelle ultime 3 edizioni precedenti e ancora rispettivamente 20-10 punti a seconda di non ammissione a cofinanziamento nelle ultime 2 edizioni o nell'ultima edizione precedente. Altri requisiti premianti che attribuiscono punteggio alla domanda richiedono che vengano poi allegati dei documenti nella sezione successiva. Questo vale così nel caso in cui vengano indicate convenzioni in corso con uno o più consorzi di filiera. In questo caso sarà necessario allegare un prospetto riepilogativo delle stesse convenzioni con ciascun comune, mentre nel caso in cui venga indicato il possesso di certificazione ambientale da parte del soggetto che presenta la domanda, sarà poi necessario allegare copia della stessa certificazione, sempre nella sezione successiva dedicata agli allegati. Altri requisiti, se valorizzati, richiedono la contestuale indicazione di un valore. Questo vale innanzitutto con riferimento al requisito 8 che riguarda la disponibilità a coprire una parte del valore complessivo del progetto. In questo caso va indicata la percentuale di autofinanziamento che rimane a carico dell'ente e questa percentuale deve essere ovviamente conforme rispetto a quello che è stato indicato nella sezione relativa alla scheda grafica con riferimento alla percentuale di cofinanziamento richiesta al
al CONAI. Altri requisiti che richiedono l'indicazione di un valore sono poi quelli relativi ai valori pro capite di raccolta differenziata distintamente per materiale, alla percentuale di raccolta differenziata regionale, alla percentuale di raccolta differenziata nel territorio oggetto dell'iniziativa sulla base degli ultimi dati disponibili. Altri requisiti, se valorizzati, se selezionati, richiedono invece una specificazione, così come quelli relativi alla presenza di sistemi territoriali oggettivamente in sofferenza, e così andrà specificato se trattasi ad esempio di una comunità montana o di un'isola minore, dove oggettivamente è più difficile organizzare i servizi di raccolta, all'inclusione del territorio in quello di una città metropolitana o alla presenza di aree con particolare pregio artistico e archeologico. Per escludere ogni discrezionalità a riguardo, si è inteso fare riferimento esclusivamente ai siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell'UNESCO. I requisiti dal 15 al 21 possono essere selezionati alternativamente e attribuiscono punteggio a seconda che la campagna di comunicazione accompagni l'introduzione di un nuovo modello di raccolta o la modifica di un modello preesistente, o nel caso in cui si tratti di una campagna istituzionale del soggetto gestore o semplicemente di una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata. Punteggio ulteriore viene ulteriormente attribuito nel caso in cui con riferimento ai primi tre punti il codice dei colori dei contenitori siano conformi a quelli incentivati dalla CONAI. Questi ultimi requisiti, se valorizzati, se selezionati, richiedono di specificare la sezione o il paragrafo del progetto di comunicazione in cui sono descritti in maniera più dettagliata. E la stessa cosa vale anche per i successivi requisiti relativi alla capillarità del progetto, all'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi come ad esempio le app per gli smartphone, il riferimento a più materiali di imballaggio, la formazione degli operatori e degli amministratori locali sia con riferimento ai temi del Green Public Procurement sia con riferimento alla diffusione delle buone pratiche negli uffici pubblici, il coinvolgimento degli stakeholder, la campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini o nel caso in cui il progetto includa un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole. Una volta conclusa la compilazione della sezione relativa al questionario, cliccando su salve poi su prosegui, si viene reindirizzati nella home page del portale, dove il pallino verde del dashboard evidenzia la corretta compilazione della sezione. Nel caso in cui siano stati invece flaggati dei requisiti senza contestuale valorizzazione dei relativi campi di specifica, a ritorno in home page il dashboard evidenzia con un pallino rosso la necessità di completare la compilazione di questi campi. Per procedere con la compilazione della domanda è poi quindi necessario passare allo step successivo, che prevede l'inserimento degli allegati, alcuni dei quali sono obbligatori. Nella relativa sezione sarà quindi necessario innanzitutto allegare il progetto di comunicazione locale. Questo è il documento indispensabile che deve essere necessariamente allegato alla pratica, altrimenti non si potrà procedere con la presentazione della domanda. Cliccando sul relativo tasto si aprirà quindi una maschera che consente di scegliere il documento da allegare e una volta caricato potrà essere appunto allegato. Altri documenti che devono essere allegati necessariamente sono quelli che poi sono richiesti nel caso in cui siano stati selezionati alcuni requisiti premianti, come detto in precedenza nella precedente illustrazione, così ad esempio quando viene selezionato come requisito premiante, il possesso di una certificazione ambientale, sarà necessario allegare nella presente sezione copia della certificazione ambientale. Una volta caricati tutti gli allegati, cliccando su prosegui, si verrà reindirizzati nella home page e si potrà passare allo step successivo, che riguarda l'elencazione delle attività da rendicontare. Cliccando su inserimento attività si apre una maschera che richiede di indicare il titolo e la descrizione della singola attività di comunicazione compresa nel progetto di comunicazione, nonché l'indicazione delle date di inizio e termine delle stesse attività in base al cronoprogramma del progetto, nonché l'importo del relativo costo. Una volta inserita e salvata la prima attività,
cliccando sul tasto più sarà possibile procedere con l'inserimento in sequenza delle altre, di tutte le altre attività ricomprese nel progetto di comunicazione. A riguardo è necessario sottolineare che è richiesta un'elencazione dettagliata, anche solo per macrocategorie, di tutte le attività ricomprese nel progetto di comunicazione con l'indicazione relativi costi. Questo perché ciascuna attività di comunicazione indicata con i relativi costi saranno poi oggetto di autonoma valutazione da parte della Commissione valutatrice. Da notare ancora che la somma dei costi delle singole attività dovrà corrispondere con il valore complessivo del progetto che è stato indicato nella sezione relativa alla scheda anagrafica, laddove vi sia conformità il dashboard dell'home page evidenzierà con un pallino verde la corretta compilazione di questa sezione, altrimenti evidenzierà con un pallino rosso la squadratura. Una volta compilate tutte le sezioni correttamente, quindi tutte nella home page del portale, nel dashboard abbiamo tutti i pallini verdi, sarà possibile procedere con la presentazione della domanda cliccando sull'apposito tasto sul pannello. La pratica passa quindi a questo punto dallo stato di bozza a quello di pubblicata e il portale invia una comunicazione di conferma della presentazione della domanda a mezzo PEC sia all'ente che all'utente compilatore. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando, il portale effettua quindi un calcolo automatico del punteggio attribuito a ciascuna domanda sulla base dei requisiti indicati dall'utente compilatore nel questionario ed invia allo stesso utente compilatore una mail nella quale invita a prendere visione della suddetta valutazione preliminare. Tutte le domande presentate da questo momento vengono sottoposte a valutazione per la corretta attribuzione del punteggio e il riconoscimento totale o parziale dei costi del progetto. Richieste di integrazione o di correzione potranno essere eventualmente inviate anche a mezzo portale ai soggetti partecipanti che accedendo alla loro pratica potranno attraverso il tasto modifica procedere in tal senso. Una volta conclusa la valutazione delle domande pervenute, la Commissione Tecnica, come ha già anticipato Francesco Iacutucci, la Commissione Tecnica CICONAI provvede a definire le graduatorie per ciascuna macroarea, nord, centro e sud, ed ogni soggetto partecipante riceverà quindi una PEC che prevederà, secondo dei casi, l'ammissione al cofinanziamento in misura totale, l'ammissione al cofinanziamento richiesto in misura parziale quando alcuni dei costi del progetto non siano stati riconosciuti, il mancato riconoscimento del cofinanziamento quando la domanda non abbia ottenuto un punteggio sufficiente e infine l'esclusione nel caso in cui non ricorrono alcuni requisiti indispensabili per essere ammessi al cofinanziamento. I soggetti ammessi al cofinanziamento sono poi quindi tenuti a rendicontare le scadenze previste, i costi sostenuti per lo svolgimento delle singole attività di comunicazione. Sono previste a riguardo due tranche di rendicontazione, una prima riferita alle spese sostenute nell'anno di pubblicazione del bando ed una successiva riferita alle spese sostenute nel primo semestre dell'anno successivo. A tal fine, al fine di procedere con la rendicontazione, il soggetto partecipante dovrà accedere alla propria pratica e alla sezione elenco attività da rendicontare e in corrispondenza dell'attività che aveva in precedenza elencato, attraverso il tasto rendiconto, il rendiconto dovrà inserire i dati della fattura relativa al costo sostenuto ed allegare copia della stessa fattura. A conclusione della valutazione delle spese rendicontate, il CONAI provvederà poi a trasmettere sempre attraverso il portale comunicazioni a mezzo PEC a ciascun soggetto con autorizzazione ad emettere fattura e a ricevimento delle fatture erogherà con i termini di pagamento previsti il contributo riconosciuto. Ok, io ho terminato e se riesco interrompo anche la condivisione. Bene, grazie a Maurizio Salvo, Francesco Iacutucci per la presentazione. Ecco, noi abbiamo ricevuto alcune domande in chat, adesso magari
in maniera anche snella a qualcuno, è già stata data risposta proprio nel corso della presentazione, ed erano le domande di AET 2000 rispetto appunto a chi può partecipare. Sono pervenute poi altre domande che cerco di leggere, perdonate perché lo schermo è lontano e devo aguzzare la vista. La domanda dell'ente regionale Enti Parco in merito appunto anche qui ai soggetti che possono partecipare, che poi, se ben intuisco la domanda, più che quello l'oggetto è sul tema della campagna. Questo è un bando per campagne di comunicazione relative alla gestione dei rifiuti, alla corretta gestione dei rifiuti, non magari finalizzate solo ed esclusivamente ai rifiuti di imballaggio, che comunque ricordo appunto sono l'oggetto del sistema consortile di CONAI, e più in generale alla corretta gestione dei rifiuti urbani. Però ecco, non possono essere finanziate altri generi di campagna, ancorché di carattere ambientale. Poi certo, se è una campagna, diciamo, che ha molti aspetti, ha altri aspetti rispetto a quello della gestione dei rifiuti, l'importante però è che ci sia un forte accento della campagna sulla gestione dei rifiuti. La domanda successiva riguarda invece a come vengono conteggiati, se capisco bene, come vengono conteggiate le convenzioni, ovvero come viene conteggiato il numero di convenzioni quando non è un solo comune che partecipa, ma è un'aggregazione di comuni in cui magari ci sono dei comuni che hanno due convenzioni, ci sono comuni che ne hanno quattro, ci sono comuni che hanno sei e così via. Si cerca in questo caso, anzi si cerca, si dà una valutazione complessiva e quindi banalmente andiamo a calcolare la media del numero di convenzioni, quindi l'operazione è numero di convenzioni totali diviso numero di comuni, e in questo modo si ottiene un numero che poi comunque approssimato per eccesso viene appunto conteggiato come numero di comuni. Per quanto riguarda la domanda sulle calamità, che è un parametro che abbiamo introdotto l'anno scorso, non so Maurizio se vuoi dare tu la risposta, così anche per agitare un po' il ritmo delle risposte. Luca, semplicemente la domanda quale sarebbe? Ah, la domanda è come può essere certificato che uno o più comuni sono stati colpiti da calamità naturali, quali ad esempio il maltempo. Questo ci rifacciamo a quanto cronaca, diciamo. Quindi è sufficiente segnalare quello che è accaduto e poi ove fosse appunto ove non ne fossimo a conoscenza andremo a cercare un riscontro, però non ci sono, ecco, non vi è necessità di certificazioni particolari. Per quanto riguarda invece l'ultima domanda, mi spiace chiudere con una risposta negativa, perché la domanda la leggo per chi non dovesse avere accesso appunto alla parte chat. Se un comune con un numero di abitanti inferiore a 5.000 non può partecipare in forma singola, purtroppo è così, ci rendiamo conto che questa è una scelta che magari appunto può anche sollevare qualche delusione. Noi però abbiamo voluto dare un indirizzo a questo bando, che è proprio quello dell'aggregazione dei comuni. Devo dire che come CONAI noi volevamo essere ancora più, come dire, rigorosi sotto questo aspetto, invece c'è stato l'impegno di ANCI di comunque andare a definire un bando che fosse fruibile anche dai piccoli comuni, da qui quindi le cifre di 5.000 abitanti, che è comunque abbastanza bassa, insomma un bacino ottimale di gestione dei rifiuti va su un numero di abitanti molto superiore, così come la possibilità di aggregarsi. Ecco, sono tutte state delle attenzioni che ANCI ha voluto mettere nel bando, proprio per comunque al di là del discorso dell'aggregazione, proprio per fare in modo che comunque il bando continuasse ad essere fruibile anche dai comuni di minori dimensioni. Ci sono poi altre domande che sono arrivate.
È possibile scaricare le slide mostrate in questa presentazione? Assolutamente sì, e ANCI provvederà anche a proprio pubblicare, a rendere disponibile questo webinar in forma registrata, ma anche le slide sono assolutamente a disposizione. Io vi ricordo che potete, ove non le trovaste, chiedere alla struttura tecnica ANCI proprio informazioni di questo tipo, anche informazioni magari in più, fare altre domande che non sono emerse oggi, la struttura tecnica di cui parlavo nella mia introduzione. Un'ultima domanda: come misuriamo l'eventuale incremento se l'imballaggio è conferito insieme al vetro, plastica, eccetera? Allora, in questo caso ci sono due opzioni: o si restituisce il valore totale annotando che si tratta di una raccolta multimateriale, e in quel caso provvediamo noi ad applicare delle stime su, diciamo, di letteratura di quella che è la percentuale di una frazione merceologica rispetto alle altre. Se invece avete delle stime più accurate voi, che possono provenire da analisi merceologiche o comunque da informazione dell'impianto a cui vi viene poi conferito il materiale, potete naturalmente provvedere voi stessi a fare questa articolazione. Città metropolitane di cui leggo una successiva domanda che è arrivata. Città metropolitane di cui alla legge 56/2014 e già individuate con precedente legge regionale dalle regioni a statuto speciale. Cosa si intende per questo requisito premiante? Beh, noi abbiamo appunto, il discorso è ancora quello delle aggregazioni. Le città metropolitane comunque hanno chiaramente noi abbiamo valutato che le città metropolitane necessitano di un'attenzione superiore, diciamo, ad altri casi. Sono comunque delle aree urbane con che necessitano di attenzione particolare, e quindi abbiamo voluto prevedere un punteggio superiore per casi di questo tipo. Poi, dovendo comunque andare a valutare le varie domande che arrivano in maniera assolutamente, come posso dire, asettica e insomma senza nessun tipo di interpretazione, abbiamo voluto anche in questo caso, ma questo è un leitmotiv, potremmo andare a vedere anche per altri casi, ad esempio per patrimonio, per quei maggiori punteggio attribuito a situazioni di particolare pregio artistico, ecco che ci facciamo a quelle situazioni che fanno parte del patrimonio dell'UNESCO. Perché? Perché così abbiamo, come dire, un elemento oggettivo che ci concede ci consente di dire se effettivamente lì c'è un pregio artistico particolare. Ecco, nel caso delle città metropolitane noi andiamo a verificare questo contributo, questo requisito, proprio rifacendoci a queste leggi o comunque ad altri decreti o leggi che hanno proprio formalmente individuato una realtà quale appunto città metropolitana. Io vedo che non ci sono altre domande. Non so, Antonello, se volevi chiudere tu o se possiamo, comunque insomma, anche solo per un saluto, io colgo l'occasione, approfitto per salutare e ringraziare ancora tutti i partecipanti, ringraziare Maurizio Salvo, ringraziare ANCI che ha realizzato questo webinar. Grazie a te Luca, grazie a tutti quelli che oggi hanno voluto prestare la loro attenzione per questa giornata informativa. Naturalmente l'auspicio è che, come gli altri anni, i numerosi possano partecipare alle iniziative, e in tal modo, diciamo, proveremo noi a contribuire al miglioramento quantitativo delle raccolte differenziate. Ringraziamo CONAI per lo spirito di collaborazione consueto che si rafforza nello sviluppo delle dinamiche, come i dati ci dimostrano, e andiamo avanti con questa forma di piena collaborazione. Grazie a tutti e buona giornata.